sugar. Le campane suonano a festa, le damigelle veloci aggiustano lo strascico affinché sia tutto perfetto per l'ingresso della divina. Per una volta può trascurare di arrivare prima e si presenta all'altare con tre quarti d'ora di ritardo. Lo voleva proprio così, super fede, il suo matrimonio tradizionale e festoso. La chiesa è quella di San Zaccaria a Venezia, la sua città d'origine. Lei, emozionata e sorridente, entra al braccio del papà. Matteo l'aspetta sognante. Belli come divi di Hollywood, allegri come adolescenti in gita scolastica. Venezia è tutta per lei, la campionessa forte, tenace e piena di coraggio. 160 invitati tra gli amici di sempre, i maggiori rappresentanti dello sport. Testimoni, i rispettivi fratelli degli sposi. Certe magie si compiono solo negli animi gentili e a Venezia posta Federica sul suo profilo Instagram, che racconta l'intera festa, le danze sfrenate, il sensuale tango, i cambi d'abito e anche il lancio della giarrettiera. Prezioso dono al suo 1.700.000 follower, che forse non speravano in tanta generosità da parte degli sposi nel pubblicare un album ricordo in tempo reale, gioioso e avvincente, come una commedia romantica. Federica ha scelto Matteo Giunta come suo allenatore nel 2014, dopo una serie di cambi tecnici. Sono stati insieme in giro in tutto il mondo. Fatiche, vittorie, cadute e ancora medaglie in un esplosivo mix di emozioni. Anche grazie a lui Federica lascia le competizioni da star, confermandosi la più grande nuotatrice italiana di sempre e la più forte duecentista della storia del nuoto mondiale. Eppure, a guardarli oggi, finalmente insieme alla luce del sole, lasciano pensare che sia questo il loro più grande trionfo.